Avanti. Desidera, signore? Il letto. Che cos'ha il letto? Guardi, il letto è rimboccato a sinistra. Beh, noi di solito... Guardi, io di solito dormo a destra, le spiacerebbe provvedere? Sì, signore. Grazie. Faccio in un momento. Ecco, signore. Va bene così, signore? Sì, il letto va bene, ma però è il telefono adesso che non va bene. Ma il telefono funziona benissimo, signore. Ma finché funzionerà sul comodino sinistro mentre io dormo a destra, trovo la cosa perfettamente inutile. Le spiacerebbe portarlo di là, non le sembra un po' lontano? Sì, signore, se è solo per questo è una cosa molto semplice. Beh. È un apparecchio a spina. Grazie. Occorre altro, signore? Guardi, io prima di dormire normalmente leggo un po'. Potrei procurarle dei libri. No, grazie, il libro ce l'ho, ma vede, è che la luce è disposta male. Vede, il lumicino è basso, è bassissimo, e la luce è radente. Potrei cambiare la lampadina, signore? Forse non ci siamo capiti, non ho detto che la luce è insufficiente, ho detto che la luce è radente, radente. Guardi, sfiora la superficie del letto. Io normalmente leggo così. Ora vede dove cade la luce, sulle ultime tre righe del libro. Le pare che io possa leggere così? Il resto della pagina come faccio a leggerlo? Solo le ultime tre righe? Se poi invece devo leggere con la luce ardente, devo stare così. Ora posso addormentarmi in questa posizione? No, signore, non credo. E allora come la mettiamo? Posso vedere se le trovo un lume più alto, signore. Non importa, basta alzare quello. Certo, signore, è semplicissimo. Ecco, io spero che così lei possa leggere più comodamente. No, perché ora ho la luce, ma non ho più il libro. Certo, mi scusi signore, sono stata una stupida. Prego, troverò senz'altro qualcos'altro per rialzare il lume. Grazie. Non si preoccupi. A che ora la devo svegliare domattina, signore? Guardi, dipende, perché io ho già detto al centralino che aspetto due telefonate, una da Firenze e una da Milano. Se arriva prima quella da Firenze, lei dice che io non ci sono. Se invece arriva quella da Milano, lei mi sveglia subito su una voce di donna. Se invece è una voce di uomo, lei mi lascia dormire. A meno che la voce di donna non arrivi da Firenze. In tal caso, allora può svegliarmi senza aspettare la telefonata da Milano. È chiaro? Sì, chiarissimo. Se invece le voci sono maschili sia da Firenze che da Milano... Io la lascio dormire. No, mi sveglia. Sì, signore, la sveglio. Dunque, guardi, riepiloghiamo. Voce uomo Firenze, lei mi lascia dormire. Voce uomo Milano, mi sveglia. Voce donna Firenze, voce uomo Milano, mi sveglia. Viceversa. La lascio dormire. No, mi sveglia lo stesso. Sì, signore, la sveglio lo stesso. Ora, dunque, e non dimentichi il caffè. Caffè nero? Se piove. Dunque, se è brutto tempo, lei mi sveglia col caffè nero. Se invece vede che c'è un bel sole, mi sveglia con un bicchiere di latte. E se è nuvolo? Se è nuvolo è intuitivo, no? Cappuccino. Certo, signore, è intuitivo. Dunque, guardi, chiariamo tutto in modo da capire. Voce uomo Firenze, brutto tempo, caffè. Voce uomo Milano, bel tempo con sole, bicchiere di latte. Voce uomo Firenze, voce uomo Milano, un po' nuvolo, cappuccino. Scusi, signore, ha dimenticato una combinazione. Voce donna Firenze, voce donna Milano, nuvolo con tendenza al bello? Caffè macchiato. Sì, signore. Bene, signore. Il signore si trattiene molto qui? No, credo proprio di no. Solo una sera, questa notte. Sì, signore. Buon riposo, signore. Grazie, buonanotte. Scusi, signore. Dica. L'impiegato al bureau non ha compilato la sua schedina. Se lei vuole essere così gentile di dire a me, bastano nome, cognome e professione. Dunque, guardi, io mi chiamo Amilcare De Rossi. Professione? Cameriere d'albergo.